definizione. Assegnati un punto theta 0 appartenente a C e due successioni di numeri complessi Cn con n appartenente a n0. N0 intendo anche sia numero naturale compreso lo 0 e c meno n con n appartenente ad n incluso in c. Consideriamo le due serie sommatoria su n che vale tra 0 e infinito di cn per z meno z0 alla n e sommatoria su n che vale tra 1 e infinito di c meno n per z meno z0 alla meno n, forse lascio così. Ragazzi, le due serie di funzioni. Ragazzi, guardate, la prima è una serie di potenze che abbiamo visto la settimana scorsa. La seconda, se ponete 1 fratto z meno z0 uguale a w, si riconduce a una serie di potenze di punto iniziale l'origine. D'accordo? E quindi valgono tutte le cose che abbiamo detto la settimana scorsa. Allora, se non ci sono cose. Se entrambe queste serie convergono in un punto z, con un punto z appartenente a c con il simbolo sommatoria su n che vale tra meno infinito e più infinito di c con n per z meno z0 alla n denotiamo la somma di allora sentiamo queste serie convengono un punto di rapporto con il simbolo denotiamo la somma delle somme di queste due somme. Allora, ragazzi, iniziamo. Ci sarà un punto z0 appartenente a c. Poi sino a c con n, cn c meno n, due successioni di numeri complessi. Dove qui n parte dal punto 0. Consideriamo queste due serie. La prima sommatoria su n che vale tra 0 e più infinito di
Cn per z meno z0 la n, la seconda sul contrario, cioè che vale il valore di pi di c meno n 1 fratto z meno z0 vale. Prendo un punto z appartenente a c e supponete che entrambe queste sede convergono nel punto z, d'accordo? Allora, e con questo simbolo che cosa state indicando? State indicando la somma del limite di questa serie e del limite di quest'altra serie, d'accordo? Invece la somma delle somme che un gioco di parole denotiamo, col simbolo denotiamo la somma dei limiti di queste due serie, d'accordo? Va bene. Allora, ragazzi, fa il seguente teorema. Allora, f di z è uguale a sommatorio su n che vale da meno infinito e più infinito di cn per z meno z0 alla n per ogni z appartenente ad a, dove cn è uguale a 1 fratto 2 pi greco i integrale su gamma di f di s fratto s meno z0 alla n più 1 in s e gamma tale che a chi appartenente a 0 pi greco associo z0 più rho e pt con rho maggiore di r1 e minore di r2. Meno z0 alla n più 1 in destra
commentiamo questo risultato e poi lo dimostriamo. Vedremo tutte le conseguenze di questo risultato. Sia z a 0, copiate ragazzi una cosa. Posso andare avanti? Video. Allora, sia z a 0 un numero complesso a segnare. Poi siano R1 ed R2 due numeri reali, R1 maggiore di 0 ed R2 R1 maggiore o uguale di 0 e R2 minore o uguale di più infinito. R2 che sarà anche più infinito. R1 uguale a 0. Che cosa è questa? È l'insieme delle z appartenenti a C, tale che la distanza di z da z a 0 è maggiore di R1 ed è minore di R2. Quindi questa è la corona circolare di raggi R1 ed R2. Questo è R1 e questo è R2. Ragazzi, nel caso in cui R2 è uguale a più infinito, che cos'è questa? È la parte di piano che si trova al di fuori del cerchio di centro delta 0 e raggio R1. D'accordo. E poi si ha F, una funzione analitica in questa corona circolare. D'accordo? Allora, voi potete scrivervi però di z appartenente a questa corona circolare, potete scrivere f di z come somma su n che vale da meno infinito più di c con n per z meno z 0 n, nel senso che abbiamo detto precedentemente. D'accordo? Dove chi è c con n? C con n, sul questione che è uguale a 1 su 2 pi greco i. L'integrale su gamma, come vediamo che è gamma, di f di s fratto s meno z0 alla n più 1 in s. E chi è gamma? Gamma è la curva che a t appartenente a 0 2 pi greco, associa z0 più rho e a t. Questo è chi è il sostegno di questa curva? È la circonferenza di centro z0 e raggio rho, che stiamo percorrendo nel senso antiorario. D'accordo? Ricordate? Allora, sapete chi è alla IT? No, lo vedete, l'abbiamo ancora visto. È alla IT, ragazzi. Il portiere di T e I sono lì. D'accordo? Poi domani vedremo una funzione esponenziale. E il rho chi è? Rho è compreso tra R1 e R2. Quindi una qualsiasi circonferenza di centro z0, quindi che è gamma? Gamma è una qualsiasi circonferenza di centro z0 e raggio rho, con rho compreso tra r1 ed r2, quindi una qualsiasi circonferenza di centro z0 compreso all'interno della corona circolare e percorsa nel verso antiorario. D'accordo? Allora ragazzi, con questo simbolo stanno denotando quello che ho detto sopra. Dimostriamo questo risultato. Questi gessetti colorati l'ho dimenticato di subito. Fissiamo 0 minore di R1
fissiamo z appartenente ad A. Siano 0 minore di R1, minore di rho con 1, minore avvistante tra z e z0, minore di rho con 1, minore di R2. Facciamo il disegno a qualche parte. Questo è il nostro punto z0, d'accordo? Questa è la circonferenza di centro z0 del raggio R grande 1. Questa è la circonferenza di centro z0 del raggio R grande 2. D'accordo? Questo deve essere il vostro punto Z. Come scelgo Rho1 e Rho2? Rho1 è un numero maggiore di R1 e più piccolo della distanza tra Z e Z0. D'accordo? E chi è Rho2? Rho2 è un numero più piccolo di R2, ma più grande la distanza tra Z e z. E come si chiama? Lo leggo in questo modo. E gamma 1, gamma 1, gamma, guarda che a chi appartenente a 0 del pi greco associo z0 più rho 1 e alla IT e gamma 2 tale che T appartenente a 0 2 più E associo Z0 più 1 2 per la IT. Quindi chi è gamma 1? Gamma 1 è la circonferenza di centro Z0 e raggio rho 1. Abbiamo detto che rho 1 è maggiore di R grande 1 e minore la distanza tra Z e Z0. Quindi questa sarà gamma 1. Chi è gamma 2? La circonferenza di centro z0 e raggio rho 2, dove rho 2 è più piccolo di r grande 2, ma è più grande la distanza tra z e z0. Questo è gamma 2. D'accordo? Quindi il punto Z si trova nella corona circolare per come abbiamo costruito di per costruzione di raggi Rho1 e Rho2. È chiaro fino a questo punto? Peccato che mi gessetti a casa, ragazzi. Ah, nello studio. Adesso si combinano un po' le cose. Per i colori forse sarà un po' più chiaro. Ci siamo fino a questo punto? Eh? Allora, facciamo una cosa. Indichiamo, seguite qui, indicate con gamma 1 questa curva. Gamma maiuscolo 1. Mettetevi, per esempio, prendete questo, state un punto sulla circonferenza gamma piccolo 1. D'accordo? Muovetevi lungo un segmento parallelo all'asse X. All'asse X. Fino a incontrare la circonferenza gamma 2. D'accordo? Allora su gamma 2 muovetevi in senso antiorario. Fino ad arrivare alla stessa altezza di questo punto. Quindi cosa fate? Ritornate sulla circonferenza gamma 1. Lungo un segmento e poi vi ritornate a questo punto muovendovi sulla parte superiore della circonferenza gamma 1 nel senso
o l'altro. Cioè, questa qua, questa curva la chiamiamo gamma maiuscolo 1. È chiaro che è gamma maiuscolo 1? Ripetiamo. Prendiamoci un punto sulla circonferenza gamma minuscolo 1 e raggiungete la circonferenza gamma minuscolo 2 muovendovi lungo un segmento parallelo alla x. Una volta che state sulla circonferenza gamma minuscolo 2, percorrete la circonferenza gamma minuscolo 2 in senso antiorario, fino ad arrivare alla stessa altezza di questo punto. Poi ritornate sulla circonferenza gamma piccolo 1, lungo un segmento parallelo alla x, e poi ritornate su questo punto, muovendovi sulla parte superiore della circonferenza gamma piccolo 1, nel verso orario. E ragazzi, poi scegliete questa circonferenza gamma 1 in modo tale che il punto z cade all'interno, scegliete questa curva gamma maiuscolo 1 in modo tale che il punto z cade all'interno di questa curva, d'accordo? Chi ha invece la curva gamma maiuscolo 2? Cosa fa? Partire da questo punto, per esempio. D'accordo? Partire da questo punto qui. Allora, muovetevi andando sulla curva, partire da questo punto sulla circonferenza gamma piccolo 1. Andate sulla circonferenza gamma minuscolo 2, lungo questo segmento. D'accordo? Poi muovetevi sulla curva, sulla parte inferiore della circonferenza gamma minuscolo 2 nel senso antiorario. Quando arrivate a questo punto, ritornando sulla circonferenza gamma minuscolo 1 lungo il segmento, poi una volta che state sulla circonferenza gamma minuscolo 1, percorrete la parte inferiore nel verso orario. E questa la chiamate gamma maiuscolo 2. Come io scelgo queste curve in modo tale che il punto z appartenga, per esempio, all'interno della prima. Ci siamo fino a questo punto, ragazzi? Allora, vediamo un po'. Io ho costruito due curve, gamma maiuscolo 1 e gamma maiuscolo 2. F di z in virtù della formula integrale di Cauchy. Come posso scrivermi F di z, ragazzi? Z sta all'interno della curva gamma maiuscolo 1. Quindi in virtù della formula integrale di Cauchy posso scrivere 1 fratto 2, viene qui, integrale su gamma maiuscolo 1 di F di S fratto S meno z in S. Ricordate? La formula in galera uscita abbiamo visto la volta scorsa. Perché la funzione f è analitica all'interno di quella curva di gamma grande 1. Perché è analitica all'interno della curva circolare. Quindi applicando la formula integrale di Cauchy, questa relazione. Ma in questo posso scrivere più 0, ricordate? Ma 0 come lo posso scrivere? 0 lo posso scrivere come, guarda, l'integrale su gamma 2 di f di s su s meno z in S. Allora perché? Questa è la curva gamma 2.
questa è la funzione f di s su s meno z. Dov'è che questa funzione è definita, ragazzi? Nel punto z. Ma z dove sta? Sta all'interno di gamma 1, non sta all'interno di gamma 2. Quindi questa funzione all'interno di gamma 2 è una funzione analitica. Perché f è analitica ed s meno z è una funzione analitica. Che il problema è questa funzione c'è nel punto z che siamo nel denominatore. E z sta qui dentro, non sta qui. D'accordo? Quindi questa funzione f di s su s meno z è analitica nell'interno di gamma 2. D'accordo? Quindi per il teorema di Cauchy, quando va l'integrale su gamma 2 questa funzione? Z. Teorema di Cauchy. D'accordo? Ci siamo fino a questo punto? Quindi è chiaro. F di Z è uguale a questo per la formula integrale di Cauchy. Questa quantità vale 0 per il teorema di Cauchy, quindi la posso sommare questo, che sto sommando 0. Tutto questo lo posso scrivere. Guarda un po', ragazzi, io ho l'integrale su gamma 1 grande maiuscolo più l'integrale su gamma maiuscolo 2 della stessa funzione. Allora, che succede? Sui segmenti io sto integrando la stessa funzione una volta in un verso e sto muovendo una volta nell'altro verso, quindi due integrali cosa fanno? Si elidono. Quindi la somma dell'integrale qua sopra fa 0, la somma dell'integrale qua sopra fa 0. Cosa resta? L'integrale su gamma 2 percorsa nel verso antiorario. Più che cosa ci sta? L'integrale su gamma piccolo 1 percorsa nel verso orario. Quindi questa sarà l'opposto dell'integrale su gamma 1, perché noi abbiamo supposto che gamma 1, questa gamma 1, gamma 1 lo sta percorrendo nel verso antiorario. D'accordo? Quindi questo lo posso scrivere come? L'integrale su gamma 2 di f di s fratto s meno z in z. Poi lo metto, ci sarebbe l'integrale non su gamma 1 ma meno l'integrale, viene meno l'integrale su gamma 1 perché sto percorrendo gamma 1 è il verso opposto, quindi meno l'integrale su gamma 1 di f di s fratto s meno z in s. Vi trovate? E chiaro come escono questi due? Per tutti? Ma questo non lo scrivo poi. L'integrale su gamma 2 di f di s fratto s meno z in s più questo integrale su gamma 1 di f di s fratto z meno s in s. Questo meno ho cambiato il denominatore. Adesso possiamo questo integrare a parte. Ci siamo fino a qua, ragazzi? La funzione integrale su gamma 2 di f di s fratto s meno z in s. Come lo scrivo questo? Questo lo scrivo come l'integrale su gamma 2 di f di s. Sottraggo e sommo z0 qui dentro. S meno. Perché ragazzi, questo voglio scrivermelo, alla fine deve essere la somma di questi termini qui. Cosa sarà questo qua, ragazzi? Dove voglio arrivare? Questo voglio scrivere come la sommatoria suona che vale tra 0 e più infinito di c con n, per z meno z a 0, alla n. D'accordo?
d'accordo? E quindi dovrà comparire, in qualche modo dovrà comparire z da 0. Primo circolo, s meno z da 0 meno z meno z da 0. Ho sottratto e sommato z da 0. Meno z da 0, meno per meno, più z da 0. S meno z. Quindi s. Mettiamo in evidenza s meno z da 0. Questo è integrale su gamma 2 di f di s tratto s meno z da 0 e moltiplica 1 meno z meno z da 0 tratto s in s. D'accordo? Come si evidenzia s meno z da 0. Questa qui non si fa così. Stesso modo, per evidenziare certe cose. Per s meno z da 0, 1 meno z meno z da 0, s meno z da 0. Scritto questo, la stessa cosa, questo qui sono scritto perché così si vede meglio dove vogliamo arrivare. Ragazzi, guardando questa quantità mi viene meglio qualche cosa, guardate questo rapporto, mi viene meglio qualche cosa. Uno fratto 1 meno z meno z da 0 per s meno z da 0. Ricordate cosa abbiamo fatto la settimana scorsa, nell'ultima ora? Facemmo una serie geometrica. Chi ha le geometriche? Sommatore zero più p più uguale a n. Chi è la somma di questa serie, ragazzi? Questa serie dove è che converge, ricordate? Se il modulo più v è minore di 1. E chi è la somma? 1 fratto 1 meno più v. Se il modulo è minore di 1. D'accordo? Ragazzi, queste cose quindi, questa quantità, è la somma di quale serie? Della serie di tesi in generale z meno z da 0 fratto s meno z da 0. Vi trovate? Se il modulo di questo però è minore di 1, adesso vediamo. Vediamo un po' il modulo di z meno z da 0 fratto s, il modulo di z meno z da 0 fratto s meno z da 0, il modulo di questo è lo studio più acuto. Che cosa è uguale a questo? Al modulo di z meno z da 0 fratto il modulo di s meno z da 0. Ma s dove sta, ragazzi? S sta su gamma 2, ci stiamo muovendo. Gamma 2 è questa qui, e quindi S meno z, il modulo di S meno z da 0, che cosa è uguale? La distanza. La distanza, e quindi la cosa è uguale a? R2, proprio uguale a R2, trovate? Perché S è il punto generico della circonferenza di centro z0 della circonferenza gamma 2, cioè di centro z0 nel raggio Rho 2, d'accordo? Quindi la distanza da z a 0 e un punto a circonferenza non è altro che l'ancio. E lo dico, quindi questo qua a Rho 2. Ma come ho preso io Rho 2, ragazzi? Rho 2 l'ho preso maggiore della distanza tra z e z a 0, per ipotesi, per costruzione. Quindi questo è minore di 1. Ma questo fatto ci assicura che la serie di termini generali z meno z da 0 fratto s meno z da 0 converge. E a chi converge? A 1 fratto 1 meno z meno z da 0 fratto s meno z da 0, quando s sta su gamma 2. Quindi questo rapporto ve lo scrivo: integrale su gamma 2 di f di s fratto s meno z da 0
sommatore esterno che vale tra 0 e più infinito di z meno z0, tra qs meno z0. Vi trovate a questo punto? Chiaro? Perché posso uscire in questo modo? Perché questa quantità in modulo è più piccola di 1. E quindi questo non è altro che la somma di questa serie, questo rapporto, no, la somma di questa serie, ma la faccio vedere più a V uguale a 0 meno z0 fratto S meno z0. Ragazzi, cosa vorrei fare io? Vorrei portare il segno di sommatoria fuori il segno di integrale. Questo è possibile se ho la convergenza uniforme. Questa serie converge, abbiamo visto l'altra scorsa cosa vuol dire la convergenza uniforme di una serie. Questa serie converge uniformemente a questa funzione? Ragazzi, la risposta è sì. Perché la risposta è sì? Guardate, il termine generale di questa serie lo state maggiorando con questa quantità, questo numero non dipende più da S. D'accordo? Se considerate la serie, questa deve essere, questa è una serie di funzioni, questa è la serie, questa è fissata, questo valore. Se considerate la serie geometrica, in termine generale questo qui, questo termine, questa è una serie numerica, questo numero reale, minore di 1. Questa serie, la serie geometrica, in termine generale questo termine, converge. E quindi verifica il criterio di convergenza di Cauchy. Se ragionando una fattoria, guardate come l'esercizio la volta scorsa, fate vedere, siccome avete questa stima, che anche questa serie verifica il criterio di convergenza di Cauchy. D'accordo? E il punto, fatelo la volta scorsa, il punto di epsilon che compare non dipende da z. Questo fatto vi assicura che la serie converge uniformemente. È chiaro? Vediamo. Considerate la serie z, un modulo di 0 meno 0 0 fratto rho contro. Questo è un numero reale, minore di 1. D'accordo? Quindi la serie di termine generale, questo numero reale, la serie geometrica con termine generale 0 meno 0 0 alla n fratto rho 2 alla n converge. Quindi il criterio di convergenza di Cauchy. Quindi, usando questa stima, questa eguaglianza, indicando questa serie, verifichi il criterio di convergenza di Cauchy. E se fate il conto proprio, vedete che da lì non dipende da S. Quindi verifichi il criterio di convergenza di Cauchy, dove il punto non dipende da S. Questa condizione è la condizione necessaria e sufficiente per la convergenza uniforme. D'accordo? Come avete visto questo? Quindi questa serie converge uniformemente, conclusione. E quindi posso portare il segno di serie fuori il segno di integrale. In questo quadro, sommatoria su n che vale tra 0 e più infinito. Cosa resta? Integrale su gamma 2 di f di s. Cosa resta, ragazzi? Resta questo con posizione iniziale, cosa resta? S di z, s meno z0 per s meno z0 alla n, quindi f di s fa s meno z0 alla n più 1. Poi cosa resta? Z meno z0 alla n, ma io sto integrando in s, quindi z meno z0 è uno standard molto fuori dell'integrale per s per z meno z0. D'accordo? E quindi siamo arrivati a questo punto qui. D'accordo. Fermiamoci qui. Ragazzi, adesso andiamoci a valutare questa seconda integrale.
calcoliamo l'integrale su gamma 1 di f di s da quel 0 e s di s. Anche questo integrale sottraiamo e sommiamo z a 0 al denominatore. Prima ho messo in evidenza s meno z0, adesso entra in evidenza z meno z0 uguale l'integrale su gamma 1 di f di s z meno z0 che moltiplica 1 più z0 meno s fratto z meno z0. D'accordo? Questo me lo scrivo come l'integrale su gamma 1 di f di s fratto z meno z0 per 1 meno, ragazzi qua voglio metterci un segno meno, perché voglio metterci un segno meno? Perché voglio arrivare alla somma della serie geometrica. Questo segno meno, 0 meno z0 non tocco, uscivo come s meno z0 s meno z0 z meno z0 in essa. Certo così però. D'accordo? Ragazzi, questi che è la somma di che cosa? 1 fratto è 1 meno s meno z0 su z meno z0. È la somma della serie geometrica s meno z0 fratto z meno z0 alla n. Se il modulo di questo è minore di 1, andiamo a vedere. Faccio un modulo di s meno z0 su z meno z0. Questo è cosa uguale? Modulo di z meno z0. S dove sta, ragazzi? S sta su gamma 1 adesso. Quindi chi è la distanza tra S e Z0? S sta su gamma 1. Gamma 1 è la circonferenza di centro Z0 e raggio ρ1. Quindi la distanza tra S e Z0 è proprio ρ1. Quindi qua ci posso mettere ρ1. Ma come ho scelto ρ1, ragazzi? Ho scelto ρ1 minore la distanza tra z e z0. Quindi questa quantità è il minore. D'accordo? Quindi questo effettivamente posso scrivere come la somma della serie di potenze di ragione z meno z, la serie z meno z meno z0 alla n fratto z meno z0 alla n. Quindi posso scrivere integrale su gamma 1 di f di s fratto z meno z0 per sommatore freddo che vale tra 0 e più infinito di s meno z0 z meno z0 alla n in s. Per lo stesso motivo di prima posso portare questo, quando c'è una convergenza uniforme, per lo stesso motivo di prima posso portare questo fuori del segno di integrale, che uguale sommatoria 2n che vale tra 0 e più infinito dell'integrale su gamma 1
di F di S. F di S. Cosa ottengo, ragazzi? Ottengo 0 meno z, allora F di S sta S meno z 0 alla n. D'accordo? Z 0 alla n. E cosa ci sta? Z meno z 0 per z meno z 0 alla n. Se fosse una costante porto pure il segno di integrale. 1 fra z meno z 0 alla n. D'accordo? Chiaro? E che ho? 0 meno z0 per 0 meno z0 alla n e 0 alla n a meno più. Siccome non dipende da s, lo porto fuori segno integrale. Cosa è sotto? F di s per s meno z0 alla n. Facciamo la sostituzione, ragazzi, a questo punto. N più 1 uguale meno k. Se faccio questa sostituzione, cosa diventa qui? Sommatoria. Adesso su k, allora n più 1 uguale meno k, quando n è uguale a 0 k varia tra 1 meno 1 a meno k, quando n tende a più infinito k tende a meno infinito. F di S n lo posso scrivere come meno k meno 1, quindi viene diviso S meno z0 alla k più 1 in S, che è uguale n più n e meno k, quindi per z meno z0 l'integrale su gamma 1 di questo per z meno z0 alla k. Che è uguale, se k lo richiamiamo n, è uguale a sommatoria su k che uguale tra meno 1 e meno infinito, ma non indietro n. Ah, scusate, m, k, grazie. E fine di integrale su gamma 1 di f di s fratto s meno z0 alla n più 1 in s per z meno z0 alla k. Alla n, grazie. Alla n. In conclusione, dove stiamo arrivando? Mettiamo insieme tutti i risultati f di z. Ragazzi, tutto questo era una cosa, ho dimenticato una cosa, tutto questo. Guardate, qua dovete metterci pure uno, scusate, uno fratto 2 pi greco i. Quando questo fa 0, potete metterci uno più pi greco i. D'accordo? All'inizio. Qua. Questo integrale fa 0, quindi potete moltiplicare per uno su 2 pi greco i. E poi ragazzi, se mi sono dimenticato, fate decidere uno su 2 pi greco i, eh? Poi metterci 1 su 2 pi greco i, qua meno 1 su 2 pi greco i, 1 su 2 pi greco i, e 1 su 2 pi greco i. Qua potete metterci uno su 2 pi greco i, perché questo integrale fa 0, quindi potete moltiplicare uno su 2 pi greco i, non cambia niente. E poi mi sono dimenticato, quindi a questo dovete sempre riportare uno su 2 pi greco i su questi qua. D'accordo? Qual è il dubbio, ragazzi?
Vi trovate? In conclusione, ragazzi, allora, come siamo arrivati? F di Z a cosa è uguale? È uguale a 1 su 2 di meno i l'integrale su gamma 2 di F di S tratto S meno Z in S più 1 su 2 greco I l'integrale su gamma 1 di F di S tratto Z meno S in S. D'accordo? Siamo qui. Questo è uguale. Il primo integrale ce lo abbiamo scritto come somma di questa serie. Quindi è uguale a sommatore effettivamente è uguale a 0 e infinito. Devo moltiplicare quello per 1 su 2 di i. Quindi 1 su 2 di greco i. L'integrale su gamma 2 di f di s fratto s meno z0 s meno z0 alla m più 1 in s per z meno z0 alla m più l'integrale su gamma 1 l'ho scritto come somma di questa serie. Quindi devo moltiplicare per 1 su 2 prima così, sommatoria. Fermi che fare tra meno 1 e meno infinito. 1 su 2 prima così, integrale su gamma 1 di f di s tratto s meno z0 alla m più 1. Quindi S per Z meno Z per 0 alla N. D'accordo? Guardate. Ma questo è uguale ancora. Ragazzi, chi è in grado di gamma 2? 2 è gamma 2. Gamma 2, ci siete ragazzi? Tempo volo. Capiamo? Abbiamo finito. Abbiamo l'integrale su gamma 2 della funzione f di s fratto s meno z0 alla n più. D'accordo? Gamma 2 chi è? La circonferenza di centro z0 e raggio rho con 2. Chi è ragazzi? Chi è gamma? È la generica circonferenza di centro z0 e raggio rho. Quindi questo è il suo disegno qui. Qua sto z0. Questo è il cerchio di centro z0 e raggio r1. Questo è il cerchio di centro z0 e raggio r2. Ora, qua la circonferenza di centro z0 e raggio ρ2, dove ρ2 è più grande di ρ1, di r1 e più piccolo di r2. D'accordo? E ρ dove sta? La circonferenza di centro da 0 e raggio ρ è compreso tra ρ1 e ρ2. Gamma, tra r1 e r2. Perché dove sta scritto? Abbiamo scritto qua. Dice gamma gamma cioè centro rho con rho compreso tra R1 e R2. Per esempio
questa è la circonferenza di raggio proprio. D'accordo? Allora c'è, ragazzi, l'integrale di questa di f di s fratto s meno z 0 n più 1 su gamma 2. Io voglio sostituire questa integrale su gamma 2, integrale su gamma. Lo posso fare? Sì. Considero questa funzione f di s fratto s meno z 0. Questa funzione dov'è che non è definita? Nel punto z 0. D'accordo? Ma se vi mettete nella corona di raggio ρ2 e ρ, questa qui è analitica, questa funzione non dà problemi. Quindi, in virtù del corollario del teorema di Cauchy che abbiamo visto la volta scorsa, l'integrale sulle due circonferenze com'è? L'integrale sulle due circonferenze è uguale. Quindi qua posso sostituire l'integrale su gamma 2 l'integrale su gamma, dove gamma è la generica circonferenza di raggio ρ, con ρ compreso tra r1 ed r2, chiaro? Questo in virtù del corollario del teorema di Cauchy, perché questa funzione è analitica della corona circolare. Quindi qua posso scrivere somma corrente che va tra 0 e infinito 1 fratto 2 qui l'integrale su gamma di f di s fratto s elemento tra 0 alla n più 1 in s per z meno z 0 alla n più. Ragazzi, stessa cosa qui, lo stesso discorso. Invece di gamma 1 ci posso mettere gamma. Somma core effetto fare meno 1 infinito, 1 fratto 2 per qui, l'integrale su gamma di f di s fratto s meno 0 0 alla n più 1 in s per z meno 0 0. Così abbiamo completato il nostro, cosa da dimostrare, ragazzi, fin dei conti. Dimostrato in conclusione che questa serie converge e questa è una serie di potenze. D'accordo? Poi quest'altra serie, questa è una serie, come avete fatto, questo è n negativo, dove c'è 1 fratto z meno z0 al meno n. D'accordo? Questa serie converge. Quindi queste due serie di potenze convergono. E la somma dei loro limiti a che cosa è uguale? Ad f di z. Ma come possiamo dire la somma di questi limiti? Abbiamo detto prima somma dire questo, ragazzi, questo ci vuol dire semplicemente che questa serie converge, quest'altra serie converge e questa scrittura non è altro che la somma dei limiti di queste due serie. Questo mi ha dimostrato. Quindi f di 0 posso scrivere in questo modo. E ragazzi, non è altro quello che abbiamo scritto qui dentro. Vedete? Dove Cn chi è? Questo è questo Cn. Se chiamate questo Cn. Se chiamate questo Cn, ci abbiamo dimostrato il teorema. D'accordo? Grazie, è ben chiaro questo fatto. Questa scrittura vuol dire soltanto questo fatto, che questa serie converge, quest'altra serie converge, e quindi con questa scrittura stiamo denotando la somma dei limiti di queste due serie. Per dimostrare che f di 0 lo potete scrivere come somma z
dei limiti di questi due segni, che in modo abbreviato abbiamo adattato questa scritta. Ragazzi, dice in questo caso che F è sviluppabile, questa è una serie, questi due sono una serie di Lorentz. Lorentz. Posso lasciare questo? Ragazzi, possiamo evitare di fare fino a un po' di intervallo perché siamo ancora in ritardo, per almeno concludere. Non c'è nulla da mostrare, sono le cose giusto con l'orario immediato di questo. Posso cancellare tutto le mostrazioni del copiato? Con l'online molto importanti questi risultati. Su gamma
di f di s tratto s meno zeta zero valendo 1 di s gamma è la, la curva che t appartenente a r di greco associa z0 più rho e a t con rho maggiore di 0 minore la distanza tra z0 e la frontiera. E inoltre la dell'area messa di f del punto z0 è uguale a n fatto da tratto 2 mi reco i integrale su tratto di f di s tratto s meno z0 di 1 f di classe c infinito di a e sia questo fatto qua tra z0 e la frontiera di a. Ragazzi, questo è un risultato molto importante. Posso andare avanti? L'analisi complessa. Cosa dice? A è una pelle. Questo è lo stato. Voi vedete che la funzione è analitica in A. Cosa vuol dire analitica, ragazzi? Ok? Differenziabile in ogni punto. Cioè la funzione ammette derivata finita in ogni punto. Questa è soltanto la definizione di funzione analitica. Cioè arriviamo soltanto che la funzione ha derivata finita in ogni punto. Per un punto delta 0 qualsiasi appartenente all'A. E considerare il disco di centro z0 e il raggio, la distanza tra z0 e la frontiera di A. In questo caso, questa è la frontiera di A. Ed è in questo disco. D'accordo? Cioè, per esempio, A è tutto il campo complesso,
questo disco non è altro che tutto il campo complesso, d'accordo? Qualche distanza infinita. Allora voi, come rendete z in questo intorno, potete scrivervi la f, potete svilupparvi la f in serie di potenze di punto iniziale z0. Vedete, sono scomparsi, è scomparso il termine tra meno infinito n che vale tra meno 1 e meno infinito, sono soltanto i termini del tipo z meno z0 alla n, non ci sono i termini 1 fratto z meno z0 alla n. Quindi dovete scrivere in serie, questa è proprio una serie di potenze con il punto iniziale z0. Chi sono i coefficienti? I coefficienti sono 5 meno 1 su 2 3 con l'interale su gamma di f di s fratto s meno z0 alla n più 1 in s, dove chi è gamma? Gamma è una qualsiasi circonferenza di centro z0 e raggio ρ, più piccola distanza tra z0 e la frontiera di A. Per esempio, qualsiasi circonferenza percorsa sempre, ragazzi, nel verso antiorario, perché lo sto parametrizzando con z0 più ρ è alla it la sua percorrenza nel verso antiorario. D'accordo? A questo punto dico che la funzione f è di classe c infinite. Perché di classe c infinite? Abbiamo visto ieri. Perché in questo intorno di z a 0 la funzione è sviluppabile in serie di potenze. Abbiamo visto che la solita serie di potenze è una funzione di classe c infinito, abbiamo visto ieri. D'accordo? E poi ricordate chi sono i coefficienti? Chi è il coefficiente? Questo è il coefficiente in termini della somma. C con n chi è? E altro che la derivata ennesima di f nel punto z da 0 fratto n fattoriale. Quindi eguagliando il c con n uguale a questa espressione, ma c con n uguale alla derivata ennesima di f nel punto z da 0 di 7 fattoriale, ottenete questa relazione. Ragazzi, possiamo anche spiegare un minuto e poi commentiamo questo, l'importanza di questo risultato. La dimostrazione c'è, non c'è nulla da dimostrare quasi. Perché? Prendete un punto z a 0 e considerate il cerchio di centro z a 0 e il raggio della distanza tra z a 0 e la frontiera di A. D'accordo? In questo cerchio la funzione è analitica, f è analitica in tutto A, quindi a maggior ragione sarà analitica in questo cerchio. D'accordo? Quindi potete fare lo sviluppo di Lorentz proprio in tutto il cerchio, praticamente R1 uguale a 0. Vi fate lo sviluppo di Lorentz in tutto questo cerchio. Lo sviluppo qua, lo fate in tutto il cerchio. D'accordo? Cosa vi dice lo sviluppo di Lorentz? Che la f è la potete scrivere come la somma di due limiti. F di 0 deve scrivere come sommatoria su n che vale da 0 e più infinito di c con n per z meno z0n più sommatoria su n che vale tra meno 1 e meno infinito di c con n, c meno n per z meno z0n. Però di z appartenente al disco di centro z0 e raggio la distanza tra z0 e la frontiera di A. D'accordo? Sto applicando lo sviluppo di Lorentz a tutto il centro, il centro z0 e raggio la distanza tra z0 e la frontiera. Lo posso fare perché la funzione è analitica in tutto il centro. Qui ha la supposta che la analitica è soltanto la curva circolare. D'accordo? Di tutto il cerchio, vedete proprio 1 uguale a 0, mettete quel risultato lì. Io che sto dicendo qui? Sto dicendo che questi termini non ci sono. Sto dicendo che c meno n sono nulli. Che questa parte sparisce. Resta solo questa. Questo è il segno qua. Vedete? C meno 0 meno 0 n e c è proprio questo termine dallo sviluppo di Lorentz. Ma perché, ragazzi, questi termini, perché questa serie è 0? O meglio, perché i termini c meno n sono uguali a 0?
chi è ragazzi ci connette? È uguale a 1 fratto 2 di rego i di integrale su gamma di f di s fratto s meno seta 0 alla n più 1 di s. Io sto dicendo che quando n è negativo questi qua spariscono, ci cade. Io sto dicendo quando k è negativo questi termini spariscono. Facciamo un esempio, prendiamo k per esempio meno 5, d'accordo? Chi sarà c meno 5? 2 meno 2 integrale su gamma di f di s. Se prendo k uguale a meno 5, meno 5 più 1 fa meno 4, quindi viene s meno z0 alla quarta in s. Dove gamma? Questo è il gamma. Ma ragazzi, io sto supponendo io. F è analitica in tutto A, quindi F è analitica in tutto questo cerchio, d'accordo? Tutto questo cerchio è F analitica. S meno z0 è una funzione analitica, quindi S meno z0 alla quarta è una funzione analitica. Quindi se faccio questo prodotto F di S per S meno z0 alla quarta è analitica in tutto questo cerchio. Quindi quando vale il teorema di Cauchy integrale su una curva chiusa? Quando vale 0. E questa qua è uguale a 0. In virtù del teorema di Cauchy. Chiaro? Ragazzi, tra tutti quanti, devo ripetere. Sì. Io F dipende il cerchio di scendo z da 0 per raggio di salto z da 0 la funzione è analitica qui dentro, quindi posso fare lo sviluppo di Laurent in tutto il cerchio, quindi f di z lo scrivo come la somma dei limiti di questi due segni comunque prendo z appartenenti a questo cerchio. Adesso io dico che io ho la somma sperando che vada da 0 più la somma che vada da meno 1 meno infinito, quindi di c meno n quando n questo è c cn, quando dice c c scritto così dovete mettere c non c n c. Questo io dico che cn quando n è negativo sono 1, d'accordo? Andiamo a vedere perché. Chi è ck quando k è negativo? Ck per definizione è 1 su 2 di integrale su gamma di f di s fratto s meno 33 la k più di s, questo è però di k, è vero questo, vedi quando k è negativo, ma sai il caso che se k uguale meno 4 o meno 5, abbiamo visto meno 5, calcoliamoci c di meno 5, cosa devo prendere? Qui dentro k uguale meno 5, meno 5 più meno 4, quindi viene s meno 33 meno 4, non è altro f di s per s meno 33 alla 4, alla porta. Allora, vediamo questa funzione, f di s, su tutto questo c, all'interno di questo cerchio, di questo disco, la funzione è analitica, s meno z0 alla quarta, è una funzione analitica, più analitica di quello che si muove. Quindi il prodotto è una funzione analitica di tutto il cerchio. Allora, quindi qua la funzione di cerchio tecnico c, avete un dominio A, un aperto A, la funzione analitica in A, prendetevi una curva chiusa, l'integrale sulla curva chiusa quanto va? 0. Se tutto all'interno della curva è tutto contenuto in A, e questo è il caso, l'interno è tutto contenuto in A, quindi per teorema di Cauchy questo vale 0, quindi questi termini spariscono, quindi voi la f di z la scrivete soltanto come somma della sua n da 0 più b di c per z meno z0 alla n, non ci sono i termini 1 fratto z meno z0 1 fratto z meno z0 alla n, e cn che è dato? cn lo dai lo sviluppo di ora e questo qua è cn, d'accordo? Questi sono i cicloni, quindi lo scrivete come serie di potenze, d'accordo? Quindi questo qui dentro lo scrivete come serie di potenze, somma di una serie di potenze, ma voi sapete che la somma di una serie di potenze è una funzione di classe c infinito, quindi avete automaticamente f e c infinito in questo
in questo cerchio. E quindi sarà C infi, fare questo discorso Z0 per Z, spostare il punto Z0, vedete C infi in tutto. E chi ha della tendenza di F il punto Z0? Me lo dice questo la volta scorsa. Se avete una funzione espressa in serie di potenze, C con N, lo potete esprimere in termini della somma, C con N è alto, della derivata ennesima di F nel punto Z0 fratto N fattoriale. E uguagliate, quindi, questa roba qui non è altro che la derivata ennesima di F nel punto Z0 fratto N fattoriale, quindi ottenete questa espressione. Ragazzi, qual è il punto importante di tutto questo? Voi siete partiti da una funzione analitica in A. Vedete analitica cosa vuol dire? Soltanto che ammette derivata prima, stop, non avete neppure richiesto che la derivata prima fosse continua, però avete visto che automaticamente appena la funzione ammette derivata prima in A, in aperto A, essa è di classe C infinito. Meglio ancora, avete dimostrato che localmente è sviluppabile in serie di potenze. Quindi avete questa proprietà molto forte delle funzioni analitiche. In campo complesso, appena una funzione, lo ripeto, perché questo è il risultato importante della complessa, appena avete una funzione che avete derivata prima, immediatamente a di qualsiasi ordine continua, e in più è sviluppato in serie di potenze. Questo fatto deve essere, ragazzi, nero, non è vero. Ci aggiungo qualche esempio. Posso cancellare questo? Considerate per esempio questa funzione, ragazzi. F a x appartenente ad F assoluto 0 se x è uguale a 0. X quadra è sia di 1 su x se x è diverso da 0. Qualcuno ci ha derivato di questa funzione. Appriamoci F' del punto 0, che fa fine la porta incrementale. Il limite per x che tende a 0. F di x è x quadro che sia di 1 più x. Meno f di 0 che fa 0 diviso x meno 0 diviso x uguale al limite per x che tende a 0 di x per il seno di 1 più x. Qual è questo limite? Qual è questo limite? Il seno è una funzione limitata, moltiplicata la funzione che tende a 0, il limite è 0. Quindi la funzione punto 0 è derivabile. Vediamoci su x diverso da 0. F di x, questo qua. Ah. 2x per il seno di 1 su x più x quadro per il coseno di 1 su x meno 1 su x quadro. Trovate? La derivata di F è uguale a 2x seno di 1 su x, la derivata del primo, la seconda derivata, poi più la prima x uguale alla seconda, la derivata del seno è il coseno della derivata di 1 su x meno 1 su x quadro se x è diverso da 0. Ragazzi, la derivata prima, quindi questa funzione ammette derivata prima, ma la derivata prima non è continua in 0, perché questa funzione non ammette derivata in 0, non esiste. Fatto indica che non esiste un limite di f di x, di f di x per x che tende a 0. Perché non esiste limite, ragazzi? Perché se questo limite esistesse, siccome
2x seno di 1 su x, x tende a 0, tende a 0, cosa avresti? Che esisterebbe anche il limite del coseno di 1 su x, per x che tende a 0. Ma voi sapete che la funzione coseno di 1 su x, per x che tende a 0, non ammette limite. È chiaro? E quindi non può esistere il limite di f prima di x per x che tende a 0. Chiaro? Questo è f prima. Se esistesse questo limite, siccome questo limite tende a 0, per trarre la somma del limite, questo limite esisterebbe. Ma voi sapete che la funzione coseno di 1 su x non ammette limite per x che tende a 0. Non vi dico la lezione di coscienza. E quindi questa funzione non ammette limite di x che tende a 0. Cioè, f è del derivabile in R, ma f non appartiene a C1 di R, perché la derivata prima non è continua in R, perché la derivata prima non è continua nel punto 0. Quindi trovate in R una funzione che ammette derivata, ma la derivata non è continua. C'è un altro esempio. Indicate con G una funzione che è x appartenente derivabile. Chi è la derivata di f? G. A g di x uguale a grosso di x, però di x a parte la parte di 0. D'accordo? O per x a parte n, dovete mettere. Quindi avete che f è di classe c1, perché la derivata è funzione continua. Derivata seconda, perché nel punto 0 la derivata seconda di f chi dovrebbe essere? La derivata prima è la valore assoluto di x, la funzione valore assoluto di x nel punto 0 non è derivabile, ma f no a derivata seconda. Quindi non potete parlare della seconda di f su tutto un intervallo meno 1, 1. È data una funzione che ha derivata prima continua, non ha derivata seconda. In f. Un altro esempio. Indicando con f la funzione che x appartenente ad r associa 0 se x che è uguale di 0 e alla meno 1 su x se x è maggiore di 0. Allora, questa funzione, si dimostra, ragazzi, che questa funzione è di classe C infinito. Potete provare a fare l'esercizio, volete provare il libro, un libro che provate. F
è di classe C infinito di R. A metterare qualsiasi ordine. E quindi in particolare è derivabile al metro reale di qualsiasi ordine punto 0. Quali sono i suoi derivati in 0? Siccome a sinistra, quello di classe C a sinistra di 0, la funzione vale 0, la derivata deve essere 0. Quindi E, la derivata inversa di S punto 0 uguale a 0, e non di E. Però ragazzi, questa funzione non è sviluppabile in serie di Taylor di punto iniziale d'origine. Perché? Se fosse sviluppabile in serie di Taylor di punto iniziale d'origine, cosa dovrebbe succedere? Chi ha il suo sviluppo? Chi ha il suo sviluppo? Abbiamo visto una volta. Lo sviluppo è un vocamento determinato. La cosa sarebbe data? Dai. Perché di la derivata ennesima di f del punto 0 fratto f fattoriale per x alla f. Questo è il suo sviluppo, dovrebbe essere. Se fosse sviluppabile in serie di Taylor, questo dovrebbe essere il suo sviluppo. Perché lo sviluppo, abbiamo visto, i coefficienti sono veramente determinati e dipendono in termini della funzione f. Ma quanto vale questo? Vale 0, d'accordo? Quindi cosa avreste? Che f di x è uguale a 0. Questo qua a 0, perché la derivata ennesima f punto 0 vale 0. Quindi cosa avreste? Che f di x dovrebbe essere uguale a 0, intorno al punto 0. Questo non è vero, perché a sinistra di 0 è 0, ma a destra di 0 non è 0. D'accordo? Intorno di 0. Avreste visto? Questa è una cosa falsa. D'accordo? Quindi allora una funzione che è di classe C infinito, ma localmente non è sviluppabile in serie di potenze in R. Quindi in R cosa succede? Conclusione. In R cosa succede ragazzi in conclusione? Indicate T incluso in R nell'intervallo. Avete le funzioni sviluppabili localmente in serie di Taylor. D'accordo? Questo è strettamente incluso nelle funzioni classi C infinito di I. Perché abbiamo visto che c'è una funzione di classe C infinito di I che non è localmente sviluppabile in serie di Taylor. Questa funzione F è di classe C infinito, ma non è sviluppabile in serie di Taylor intorno al punto 0. Perché se fosse sviluppabile lo sviluppo dovrebbe essere 0, la funzione è 0, intorno di 0, a sinistra è 0, non a destra. Questo qua è certamente incluso nello spazio di funzioni classe CMD. Facciamo cioè questo. È certamente incluso nelle funzioni di classe C2D, è certamente incluso nelle classe C1D, le funzioni derivabili in I. Abbiamo visto infatti, certamente abbiamo visto che esistono funzioni che sono derivabili in I, ma la derivata non è continua in I. D'accordo? Abbiamo visto funzioni sono di classe C1, quindi sono di classe C1 ma non ha metà derivata seconda, e quindi non posso stare in C2. Quindi avete queste inclusioni che sono strette nel campo reale. D'accordo? La classe è più grande, qua potete mettere le funzioni continue, d'accordo? La classe è più grande sulle funzioni derivabili, che contiene funzioni di classe C, strettamente contiene funzioni di classe C1, strettamente con questo strettamente contiene funzioni di classe C2, questo strettamente contiene funzioni di classe C infinito di I, e strettamente contiene funzioni localmente sviluppabili in serie di Taylor. Ragazzi, invece il campo complesso tutto si appiattisce.
perché abbiamo visto che il campo complesso è una funzione derivabile, è localmente sviluppabile in serie di Taylor, e quindi tutte queste cose sono la stessa cosa, qua sono tutte uguaglianze, il campo complesso, d'accordo? Appena la funzione è derivabile, automaticamente di classe C1, di classe C2, di classe C infinito, è localmente sviluppabile in serie di Taylor. Cioè le funzioni derivabili nel campo complesso hanno questa proprietà, sono molto regolari. Questo è il concetto. La differenza di quando avviene sul campo reale. D'accordo? Le proprietà delle funzioni analitiche. Ma ce la facciamo domani, ragazzi. Sempre una funzione analitica, prendete la parte reale U e la parte immaginaria B. Queste sono due funzioni, tra la funzione analitica in un aperto A, la parte reale U e la parte immaginaria B sono funzioni armoniche. Cosa vuol dire che funzione armonica? Che delta U è uguale a 0 in A e delta U è uguale a 0. E la placiana di U uguale a 0 in A e la placiana di B uguale a 0 in A. Questa assenza è che la funzione di classe C infinito, quindi intaccare di classe C va senza calcolare il Laplaciano. D'accordo? Lo vedremo domani. Questa è una funzione analitica, la parte reale, la parte immaginaria sono funzioni armoniche. Ragazzi, vediamo qua, mancano 5-10 minuti.